Io andrò alle primarie perché mi sostengono gli iscritti, ma è del tutto evidente che in questa fase c'è un po' il tentativo, no, di far apparire i candidati come soltanto due, per scelte che sono, secondo me, soprattutto legate al fatto che gli altri candidati sono sostenuti dalle correnti. Il PD non appassiona né i giovani né i meno giovani, in realtà. Noi abbiamo più problemi da affrontare. Sicuramente il clima non è favorevole perché c'è appena stata l'affermazione della destra che ha iniziato a governare da poco, ma questa è un'attenuante generica insufficiente. Noi siamo un partito dove chi partecipa non decide niente, da tempo. Non ci sono state decisioni negli ultimi anni sulle candidature. Siamo stati il partito di sistema per eccellenza, dovendo per questa ragione annacquare la radicalità delle nostre posizioni. Io credo che questa sia la fase nella quale certifichiamo che tutta quella storia è finita. Non è finita solo una classe dirigente che ha esaurito il proprio compito all'interno della nostra comunità, è finita un'epoca politica, perché il Partito Democratico non è più il partito di sistema. Primo, perché credo di avere delle idee molto radicali, molto profonde e molto coerenti con i nostri valori da proporre a questa discussione congressuale. Secondo, perché credo ci sia l'esigenza di una leadership femminile e di una leadership militante. Io sono una donna che ha sempre militato in un partito. Credo che ci sia bisogno di una candidatura che conosce davvero questa comunità. Nella mia mozione c'è un nuovo modello organizzativo del partito dove gli iscritti finalmente decideranno. C'è una scelta molto radicale sul lavoro: riscrivere lo statuto dei lavoratori, trasformarlo nello statuto dei lavori, perché oggi il lavoro è cambiato rispetto agli anni 70. C'è necessità di riconoscere nuovi diritti, che sono diritti che riguardano la malattia, la maternità, ma che riguardano anche il salario, che riguardano le tipologie contrattuali. Io credo che il Partito Democratico nei 15 anni della sua vita sia stato il più potente strumento di progresso della parità sostanziale delle donne in termini legislativi, ma nei suoi comportamenti interni è stato totalmente incoerente rispetto a questa scelta. E questo l'abbiamo pagato. Nelle ultime elezioni noi siamo il terzo partito scelto dalle donne, manco il secondo, perché le donne non si fidano e non si affidano di un partito che non riconosce i talenti e le leadership femminili, né quando sceglie i nomi da mettere nelle istituzioni, governi nei quali eravamo l'unica delegazione solo maschile, tutto il sud Italia dove non c'era nemmeno una capolista donna, e nemmeno quando deve fare delle scelte interne. Io mi candido per vincere. Quando parlo di lavoro, quando parlo di ambiente, quando parlo di fisco, io la vedo dal punto di vista femminile, perché siamo noi donne ad avere sulle spalle il carico più pesante dell'organizzazione della società. Recentemente è uscita una ricerca della CISL che ci racconta come in una regione così avanzata come la Lombardia, il 20% delle donne che hanno un lavoro rinunciano alla maternità per poter andare avanti nella carriera. È uno scempio. È uno scandalo. Io mi voglio ancora scandalizzare, perché io, da donna che ho fatto una carriera, sono riuscita ad avere un figlio con gioia e con fatica, e io voglio fare di tutto perché questo sia consentito a tutte quelle che lo vogliono e sia consentito a tutte quelle che non vogliono essere madri di poter avere gli stessi diritti di tutte le altre. Sì, alcune sì, altre un pochettino più tiepide, perché essendoci questa novità nel congresso di quest'anno, dove alle primarie andranno solo due candidati, ovviamente c'è un tema di posizionamento rispetto a chi, nelle potenzialità più giornalistiche che sostanziali, potrebbe realmente andare alle primarie. Io andrò alle primarie perché mi sostengono gli iscritti, ma è del tutto evidente che in questa fase c'è un po' il tentativo, no, di far apparire i candidati come soltanto due, per scelte che sono, secondo me, soprattutto legate al fatto che gli altri candidati sono sostenuti dalle correnti. Ma
i sondaggi sono fatti con un numero di intervistati molto bassi. Ho fatto 37 tappe in 50 giorni e quindi diciamo un po' di iscritti penso di averli incontrati. Trovo che ci sia una grande attenzione rispetto alla profondità delle idee che propongo. Questo sicuramente sì. C'è stato un momento dove il fatto di aver fatto parte per 2 anni del gruppo dirigente Partito Democratico verticale, cioè io sono stata per 6 mesi vice segretaria e per 17 mesi ministra del governo Conte bis, e quindi in qualcuno aveva agitato qualche sospetto, no? Ma quando poi c'è l'incontro e c'è il racconto delle cose che voglio fare, si capisce che io voglio il rinnovamento per davvero e non un'attività gattopardesca dove tutto cambi perché tutto resti uguale. Sono solo le donne che ce la fanno, che possono spingere le altre donne a farcela. Io frequento tanto le mamme dei compagni di classe di Pietro e non avrei mai immaginato di trovarmi di fronte, anche in una città come Roma, anche in aziende molto importanti di questo paese, a situazioni di stipendi più bassi a parità di mansioni, racconti di vita vera, a situazioni di rinvii sine die di promozioni solo perché negli ultimi 2 anni hai avuto un figlio. La qualità delle competenze delle donne è uguale se non superiore in molti settori a quella degli uomini, ma numericamente non viene riconosciuta, economicamente non viene riconosciuta. Io non lo posso accettare e farò di tutto per spingerle tutte più su, con figli, senza figli, giovani, meno giovani, del sud, del nord, laureate e non laureate. Perché questa è la condizione degli uomini in questo paese e uguale deve essere la condizione delle donne in questo paese. La cosa più preoccupante della legge di bilancio della destra è che aumenterà le disuguaglianze e penalizzerà coloro che hanno meno. Il fatto che ci sia stata la proroga delle misure del governo Draghi non è un bene per questa manovra, perché la condizione di affaticamento da caro bollette del paese è molto più grave di quando quelle misure sono state prese. Io credo che la manovra della destra abbia una perimetrazione ideologico-conservativa molto forte, perché la Meloni è in testa di imporre un'idea, un nucleo di valori nuovi e alternativi a quelli tradizionali di questo paese, e lo fa con alcune misure che hanno più un impatto culturale che economico, e sotto il profilo economico invece non dà niente a questo paese, anzi peggiora la condizione di chi sta male.